Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 10 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Il massimo, sognare indisturbati su un'isola galleggiante. Lavorare, lavorare e ancora lavorare, può non piacere ma bisogna, anche con l'aria gelida e un persistente mal di testa. Eppure, finita la pacchia, oggi tocca a mezzo mondo, compresi voi che, affossati dalla luna in sesta casa, proprio come il mitico Atlante, vi sentite sulle spalle tutto il peso del globo, stacanovisti in azienda, sempre disponibili nel volontariato. Anche zelo e buon cuore per oggi hanno un limite, sognate l'evasione su un'isola galleggiante, magari al centro di un grande fiume o di un lago incantato, chiuso tra le montagne. Romantici come siete, la vostra fantasia non ha limiti, chiudete gli occhi e le immagini vi corrono sullo schermo mentale come un film a lieto fine. Il passato è tutto ciò che lo rappresenta. Nostalgia, ripensamenti, ricordi tornano a farsi vivi nella vostra vita e immaginazione. Paura di cambiamenti importanti, ripensamento su cose importanti del passato. Ciò che segue appartiene al passato. I single ripensano alle loro storie passate e vivono la tristezza per questo, in attesa di nuovi amori ripensano con nostalgia a quello che è stato della loro esperienza passata. Forti emozioni e sbalzi di umore. Tanto lavoro anche in casa. Non stancarti troppo. Non essere troppo esigente con te stesso, liberati dei falsi preconcetti e vivi i tuoi giorni con tanta fiducia. Spese extra improvvise per vari motivi. Fai fronte a tutto con enorme pazienza e non giudicare la vita. Quando l'amore si nasconde tutto sembra girare al contrario, oggi mettete da parte i rancori e le gelosie e ne trarrete vantaggio. Ottime prospettive nel primo pomeriggio per quanto riguarda il lavoro o lo studio. Se avete intenzione di proporre qualche modifica o cambiamento alle vostre condizioni di lavoro è il momento di farlo. Qualcuno vi penserà oggi intensamente. Particolarmente un'ariete sembra quasi volersi collegare telepaticamente a voi. Ha qualcosa da dirvi. Oggi vi prenderete una piccola rivincita con qualcuno che vi ha creato problemi da tempo. Non eccedete. Sappiate misurare le parole e i gesti. Oggi vi sentirete particolarmente stufi per alcune situazioni che si ripetono e dei discorsi inutili che vi verranno fatti. Sfogatevi anche con le amiche ma cercate sempre di essere riflessive anche in questo. Oggi potreste essere molto distratti e per questo potreste trovarvi in situazioni imbarazzanti come trovarsi al supermercato, o a fare benzina, senza denaro. Provate a essere meno agitati. Se recentemente avete ottenuto scarsi risultati sul lavoro o nella vostra vita privata, questo è il momento giusto per svegliarsi e per permettere alla propria ambizione di prendere il sopravvento. Cercate di organizzare meglio il lavoro o i viaggi per evitare contrattempi. Non provocate gelosie o rotture drastiche in amore se appartenete alla seconda decade. Dovete fare pulizia e chiarezza, partendo dai sentimenti che provate per una certa persona. Configurazione planetaria decisamente positiva per il vostro segno con il solo Marte che continua ad osteggiarvi dal segno dei Gemelli, in particolare nel settore dei rapporti con figli e figli, sorelle e fratelli. La bella congiunzione tra il Sole, astro della vitalità, con Plutone, pianeta della creatività, nel segno vostro alleato del Capricorno, vi permette di essere in piena forma sotto tutti i punti di vista. Molto buoni contatti con gli amici, sia di vecchia data che di nuova data. La luna la dice lunga, transitando in sesta casa oggi non potrebbe che parlarvi di lavoro, ma lo fa con entusiasmo, dopo le vacanze di ritrovare i ritmi abituali, il paese dei balocchi è bello se dura poco, alla lunga stanca. Questo è quanto dice lei e voi per non contraddirla le dite di sì, anche perché Saturno o punitivo in dodicesima casa è già pronto a darvi un calcio se osate contrariarlo. Meno male che la strada è sufficientemente sgombra, sui mezzi incontrate un collega e vi fate due risate, decidendo, se siete un po' in anticipo, di prendere un caffè insieme. Amore ed Eros. Voi il romanticone e lui o lei concreto e con la testa sulle spalle. Potreste essere cane e gatto,
invece vi completate a vicenda. Pieno accordo solo su un argomento, le spese, entrambe adorate sfoderare la Golden Card per procurarvi il necessario. Ma soprattutto il superfluo. Un solo punto critico, il quattro zampe, dopo essersi abituato alla vostra presenza, vedendovi uscire vi guarda attonito, lanciandovi occhiate contrariate. Dispiace anche a voi lasciarlo a casa, ma nel vostro ufficio i pelosetti non sono ammessi. Per alimentare la fiamma dell'amore nella vostra coppia è necessario un impegno serio e reciproco, anche quando le giornate sono storte. Ricordate che l'intimità della coppia può risolvere ogni cattivo umore. Se siete nati dal giorno 13 al 19 del mese di marzo vi assiste la splendida protezione del team Plutone-Nettuno, entrambi astri amici del vostro segno, per illuminare il vostro cammino sentimentale a partire da quest'oggi. Potete infatti cominciare a programmare con la vostra dolce metà progetti a lungo accarezzati ed attesi. Una convivenza, un matrimonio, la nascita di un figlio, possono tutti essere ugualmente favoriti dalla configurazione celeste, che, mai come adesso, appare decisamente fortunata per i pesci. Lavoro e denaro? Che caduta dalle stelle alle stalle, dalla pace dal piacere della vacanza a questo martedì da Stocanovisti, il primo lavorativo per voi nel nuovo anno, con tutto da reimpostare e rimettere velocemente in pista. Presissimi per i quarti di dietro a malapena per pranzo trangugiate un panino, con un unico obiettivo in testa, far partire velocemente e bene i vostri affari, fissare gli appuntamenti in agenda e finalmente rientrare a casa per concedervi una doccia ristoratrice. In un progetto importante, dove qualcosa non torna, interviene la fantasia, voi siete pronti a chiudere un occhio, anzi due, ma il socio, il collega puntiglioso e il capo rompiscatole ve lo impediscono, tutto deve essere seguito a puntino. Con l'avanzare del giorno, sentirai che altre persone prendono le tue idee più seriamente. Nel complesso, sarete molto più produttivi nelle ore pomeridiane. Una fortuna inaspettata arriverà oggi e questo aggiungerà uno scopo maggiore al vostro lavoro. Spesso nel vostro segno nascono imprenditori o comunque persone che amano mettersi in proprio. Ora, i moti planetari, a maggior ragione se avete abbracciato una libera professione, vi danno in mano le carte vincenti per sfondare. Benessere. Improvviso mal di gola, vi basta un colpo d'aria, una bibita troppo fredda e per un attimo vi sentite soffocare. Sotto pressione anche i bronchi, specie per i fumatori accaniti, ma non avete ancora capito che è tempo di smettere? Sempre utile la propoli, valida in ogni stagione. Un ambiente armonioso è essenziale per il tuo benessere. Prendersi cura di questo bisogno significa bilanciare la tua vita quotidiana. E può essere un'impresa così piacevole. La casa è il luogo in cui ci si ritira e ci si rilassa per recuperare dallo stress quotidiano. Per lei, tra voi e il vostro lui intercorre la stessa diversità tra il giorno e la notte, ma proprio questo è il bello della coppia, dove non arriva uno, interviene l'altro e viceversa. Per lui, fuori dai gangheri per le notizie terrificanti che continuano a girare sull'ambiente, sul riscaldamento climatico, rifiuti tossici, abusi su piante e animali. Per ora combattete a parole di fuoco, ma domani chissà. Colore delle emozioni, blu oltremare. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.